Ragazzi, stiamo aspettando Manuel che entra in diretta, quindi un attimo di pazienza. Manuel è un altro ospite, dovrebbero arrivare a breve. Ciao Dark, questa sera ci divertiamo. Sì, ci siamo noi il 19, Flexin, commentiamo noi, sia Paolo Bologna sia Simone Rau. Ciao Francesco. Se intanto si riesce a trovare Mirko e Manuel, stasera si fanno due risate. Che dici, Fra? Tutto a posto? Mi dite solo se si sente. Per prima arrivato. Certo, uno vorrebbe non averli, però quando arrivano bisogna anche saperne Oh, approfittare. mister. Allora, Buonasera. Si sente, si sente. Che aspetta, sì, Napoli, sì. quindi vuole assolutamente Senti una cosa, ma dove sta quell'altro? ha detto che secondo te, amore, ha scritto che poi vado a scrivere. Grande Bruce Lee. Ti chiamo Bruce Lee perché c'hai account con me, non so come ti chiami. Che poi tra l'altro potrebbe essere. Senti, perché ormai stiamo dentro Dici? come la Durs, stiamo dentro come la Durs del pugilato, mannaggia a te. Col cuore. Senti, Allora, ma aspetta. no, no, allora stasera, raga, voglio parlare di una cosa con voi. Questa sfida tra Alex Tana e donna lì, che dici, mi? Pure là stavo a seguire un po', però quello cioè, né tesserato, niente, lui ha visto. No, ha detto che è tesserato. Dice che è tesserato. Ah. Dice, mo non so se sia vero o non sia Ma vero, ha quanto detto. pesa però? Penso che peserà 70 kg, 75 kg, no, 80 kg, una cosa del genere, 85 Sta la novantina, no? kg. Stana faceva, sì, una novantina, 197, buh. Però dice, ecco, Francesco ci dice, Ah, mi fallo dici come si box. chiama il pugno destro al pugilato? Come si chiama? Mirko, te che sei un guru. Destro, namo. Non, Napoli, No, non te diretto. capisco. Diretto, diretto destro. Diretto destro, eh sì. No, non, perdonami, ma non te capivo proprio. No, non riesco a capire. Dipende come lo tiri. Se lo tiri diretto, è diretto. Se lo tiri di gancio, è un gancio. Stana è 91 kg. No, Jeb è No, sinistro Jeb al sinistro. a casa mia, poi sì, che ne so. Poi Jeb, non so scrivere così, vabbè, però si è Vabbè, capito. vabbè. Jeb o diretto sinistro, mo scegli te, anche se diretto sinistro e Jeb sono due cose differenti. Però. Vabbè, troppa differenza di peso e Cioè, esperienza. stiamo aspettando Manuel. Se Manuel non entra, io prendo a Aspetta. calci sui denti. Amico, te Aspetta, sento. vediamo come. Senti? Sì, adesso bene. Chi c'hai Pronto? stasera in Dico, stanza? aspetta, prova a chiamarlo. Chi c'è No, stasera in sempre stanza? sti disperati, sempre sti disperati, che non posso inquadrare perché sono in ambito indecoroso proprio. C'è sta Sauri che mi pare Valeria Marini sul calendario del 98. Canonico gira nudo col perizoma come sempre. Sì, canonico colpo di zoma e a parrucca. Pavinetto. Mannaggia, qua la situazione comincia a essere triste Sì, proprio. mi immagino che situazione. Senti, io ho scritto pure a Matteo Azzali se entrava perché oggi ha fatto un video perché è stato
è stato dissato da Donna Lilla. Ah, sì, Non so se forse hai l'ho visto pure sentito. io, lui diceva che Matteo diceva appunto che non era tesserato, eccetera, o no? Quello dici? Che no. C'è stato un dissing fatto da Donna Lia a Matteo dicendo che il maestro tuo te tutela, eccetera, eccetera. Ah, ok, non l'ho visto. No, io del Comunque, dissing mi sono soffermato su quello tuo oggi. ah, raga, ha fatto il dissing più bello della storia di Hai TikTok. sparato proprio alto A me, voglio dire. No, ma c'è gente che mi ha detto: ma davvero pensi da meno a Mike Tyson? certo. Mannaggia. Sì, Raga, quello è stato forte, quello ammazza. guardate, Ammazza guardate. addominale. Ma allora io credo che Stan e Alin si batteranno mai. E ti dico la verità, sinceramente, non mi è piaciuto neanche il video di Stana. Non so se l'hai visto. Ci siamo giocati, Mirko. Ci Mi? stavo, ci stavo. Ecco, eccolo. Stavo a scrivere a Manuel nel frattempo. Un'altra cosa, sinceramente. Ciao ragazzi, buonasera, Donna Lì sfida Matteo Azzali. Sì, da quello che ho capito mi è sembrato di sì, ma più che altro è stato Matteo a sfida Donna Aspetta, Lì. Però, per perché carità. sento un macello io. Senti. No, mi risento io. Non lo so, mi. Parla, Adesso ecco, dovresti prova adesso. sentire. No. Adesso sì, perché hai toccato. Fermati con quelle mani piene di dita. Mi stavo incoglionito perché sento la voce mia, la sento dopo, e te che mi rispondi sopra. Non so che dite. Vabbè, ma Manuel, dove sta? Aspetta. Tanto stiamo aspettando Manuel che arriva. Adesso. Aspetta. Ci stai, Emi? Ecco, adesso sì, adesso sì. Meno Mo male. sento Hai sentito bene. Manuel? Io ho provato a scrivere pure, ma non mi ha risposto. Mi ha detto ci sto, adesso, come siamo partiti, è sparito. Io vado più a casa, Marotto. E mo sta rimi, non ci trovi a casa. Però mi ha rotto quasi un attimino. Vorrei provare a chiamarlo, ma no, mo se mi disconnetto faccio il macello prima io. No, ma mo arriva, sicuramente mo arriverà, non Sì. penso che sia così matto. Aspetta. No, perché non posso passargli. Non posso passarlo. Senti, ma invece Rughi? Rughi pure, ho visto una diretta prima che stava, però non stava in palestra, stava su una poltrona, però ho visto che parlava di Matteo Montoni, però, no, che comunque è il signor Pugile Matteo, poi è passata la diretta, non l'ho più vista. Rughi, pare che ho visto Però dei parlava di video. Matteo Montoni. Ho visto dei video che Rughi sfidava, anzi, che c'è stato il dissing tra lui e Boccali. Sì, pure quello l'ho visto con Boccali. Mannaggia. Comunque è tipo a chi lancia il duello più bello, ma è partita sta Cioè, sfida, eh. Animali ha scritto. Rughi ha capito che la corsa va bene e sta correndo, ma troppo deve correre. Macchina forse sta a correre. Sì, sicuramente. E tu di un pugile. Chi? Non lo Capuozzo, chi se ne può pugile? Era ora che correrò io. Intanto, a proposito di corsa, domani mattina alle 10:30 facciamo 10 km di corsa in salita noi.
Boh, fa bene o non fa bene, nel dubbio ce la fanno fa. vabbè, oh, fa parte del gioco, bello mio. Ha voluto la bicicletta. Ma che bicicletta a piedi andiamo? No, Ma scusa, voi speriamo. andate a correre, ma che fate? Tipo Verdone a Grande delle Eccelsior. Sì, è da una parte, è mio, è la rivalità. Mo c'è sta Canonico che sta fuori, sta a fa danza alla pioggia. E Sauli sta aggiornando col medico a vedere se riesce a modificarla o fa qualcosa. E niente. A Bertolà, ci provo a Bertolà, capita, Tutto sudato, oddio, sono 3 minuti, com'era? Mannaggia. ma Poi che io fai per a darci un schiuma? sorpreso a Berto. Ma che fai a schiuma come i cavalli? Ci provo a Bertolà, ci provo. Bertola, cazzo di film però, eh. Però sì, è vero, come dice pure Francesco, la corsa e i pugili hanno sempre fatta. Pure quello è vero. Però E vabbè, la non è detto che continueranno a quello che stiamo fare. facendo. Non piove. Sì. Senti. A me piace pure. Non salita, però piace. Ma guarda, ti dico la verità, a me sinceramente la corsa mi rilassa e mi scarica Sì, personalmente. è vero, sì. Io Sì. mediamente dai 10 in poi, cioè nel senso più o meno 10, 15, 19, dipende. E estate arrivo pure a 19. 19 km. Sì. No, io per fare 19 km devo fare pausa pranzo. No, no, va bene, se te vai. Aspetta, mi ha risposto Manuel. Aspetta, no, su, sto rispondendo nel frattempo. Mirko, pure a tavolo può sfidare, ma è un campione pure là, Garbotti. A tavola. A tavola diciamo che sono cintura nera. Oh, ma aspetta, raga, ma quello che medaglia al collo? Sì, perché quello che ha la cintura no. guarda che sto TikTok sta a fare danni No, comunque. ma tu, no, io ho visto quello che medaglia al collo, no? Con quei due medaglioni, che viene dissato dal maestro suo. Ah sì. E il Io che okay, maestro di quello che quello lo dice dissa. Cioè, che. Mannaggia. Pensa che e lo roba. pia per culo, gli dice se vuoi combatte, poi cos'ha? Vieni qua. Ecco, nel frattempo è entrato Manuel, mi sa, ma Dove sta? vabbè. Dove sta? Dove sta? Gli faccio un macello se mi entra. Dove sta? Eccolo, è arrivato. Ecco qua. Oh. Mamma mia. Oh, dopo 3 giorni ce l'abbiamo fatta. Oh, Ma ma rimbali proprio mi tutti. Oh, vedete? rimbali. Ma che ti No. vedemo? Non c'entri dentro la telecamera. Aspetta, come faccio? Aspetta. Ah, mo, Senti aspetta. come ride. L'accesso live è necessario per andare live con un ospite con video. Ora puoi Oh, ma live che hai live. messo tutte cose porno, Emanuele? Amaro, Dove? che se a vedere te che te fai la doccia e balli dentro la doccia. Che Qua, bastardo. vabbè, qua ho smalto. Qua quando stai a mettere lo smalto, ma. Ma aspetta, che devi accesso live necessario per andare live come ospite con video. Ora puoi andare live con la mano, fanculo. E come devo fare? T'ho invitato Ah, ti io, guarda, ah, a Manuel. posto, guarda. A posto, Sì, che a salvo. posto, non ti Come vedevo. va Luca Posso? Bion? Mozzi, a posto. Come sta a Come posto? Sì. Allora, innanzitutto, quando uno ti scrive su WhatsApp, devi rispondere, brutto stronzo, che non rispondi mai. Ma oh, sono in mezzo ai monti, sono, voglio. Sì, sta a mezzo ai monti. Guarda qua, I compa, non ci montoni, credo, guarda mezzi qua. montoni. Ah, mezzi montagne, noi montoni, mezzi montagne. Aspetta. Guarda qua. Ma chi c'è sta pure quello che fa? Manuè! Manuè, guarda, il Come crape! si Manuè, ma bello! picchia la crapa, Manuè!
Guarda, A proposito delle capre, aspetta, questa quando ti a me te poi inizio quando qua dice a Barzelletta mi ha detto oggi guarda. quella sull'isola. Quale? Al tuo lido. Usciamo un attimo fuori tema, muoio faccio di una barzelletta da Medeo, ammazziamo da ridere. Comunque, senti, chiedi a Manuel un po' che ne pensa dei A Manuel, giornali di no, no, Stana, là. aspetta, perché no, no, aspetta, perché Manuel adesso c'è tutto un discorso da fa, perché lui era presente ai guanti tra Stana e Pusillo, ed è stato l'unico a fare veramente i guanti in quel contesto. Io questo lo devo dire, Vero, perché quello ha vero. fatto i guanti sia con Stana, Ragazzi, poi ce con lo sono anch'io. Matteo, se non mi sbaglio, anche con Sì, Matteo, Matteo. e ha fatto i guanti. Guarda, tutti Guarda la l'hanno detto che è stato mucca, l'unico a fare i guanti veri. guarda. Quindi Io ho fatto 4, no, 5 match ho fatto. Aubi, E Costana, per ultimo. hai i guanti, sparring. Sparring, sì. Vabbè, Senti però una se ho visto cosa. i video comunque, qualche video ho visto pure Devi fare, compa. Io gli ho detto, la sfida era tra me e Alexana. Io gli dissi, quando vengo come cazzo si chiama, a Parma, dobbiamo fare Ma tu ti sei salvato perché c'era Fusillo. Se c'era Oh, Fusillo. è Però vero. Manuel, Fusillo è un personaggio, eh? Ma che fine ha Fusillo fatto? è un personaggio, Ma sì, ma quello va bene, fa il personaggio, va bene così. Sì. Con amici miei. Però Manuel, dicevamo, almeno si è presentato, invece Rughi là, manco se ma c'è ha dato forfè. No, Rocky è arrivato. No, è arrivato, è venuto A mezz'ora far prima della mattina a video. pulire la palestra. È venuto. Ah. No, a pulire la palestra. Mannaggia, guarda che È venuto a pulire la roba, palestra. Io ho detto, mi raccomando, Rocky. Ma qual era la Ma io ho detto, mi giustificazione sua? Che raccomando, Rocky, diceva? perché a pezza. Ah? Qual era la giustificazione sua? Cos'è, Perché compagno, lui sei no? Mirko? Lui che ha detto Perché perché non. c'aveva male alla spalla. Lo fanno. Uno tenia male il capo, l'altro c'aveva male alla spalla. Io tenia male Mannaggia. lo Che roba. Senti, Ma Manuela, ma si è scoprirà quella donna lì? pensa che Io prima di venire ho visto la sua ombra. Ha Achille, squillato saluta, Achille. Malestana. Cosa vuoi che cade per qui? La finestra che dà sul terrazzo. Minchia, Ho cacchi? visto Donna un'ombra lì. immaginata. Ma Donna lì gli ho Quale? scritto, mica mi ha risposto. Che è passata Ma davanti. mamma mia, lo fanno, non lo fanno. Dici? Ci sono. Oh, se no Donna lì ci ha una coltellata al petto, sicuro. Non ce n'è problema, eh. Non ce n'è, quello non ce l'ha problemi io, quello dalle coltellate. Spacco bottiglia mozzo Beh. famiglia. Mo, poi ecco c'è pure l'altro sport, ma Albe Qual quell'altro è? a box da strada mo c'è, no? Mo te Ah, vado pure quella a lì, box da quella non strada, no? scherzando. Quella è famosa. Hai visto? Mo te vado a Mamma mia. box da strada. E Ma fuori Mirko, dall'estrada. ma tu lo vedi ad Alberto? Io vedo bloccato. Sì, No, no, io io non ci vedo. sono. No, io ti vedo bloccato, Alberto. Ma andava presa sta connessione a Discount. Ti ho detto Oh, cose in mezzo ai monti, guarda, non ci credi. ce l'hai bloccato te, Manu, Sì, si è bloccato. eh? Dai, mazza, sul più bello, mo che si stava a spogliare. Però non sento la canzone dello spogliarello. Senti, oh, ma invece Comunque. una cosa seria vi voglio dire a tutte e due, ma quando c'è stato lo sparring tra voi due? Guarda, tra una settimana e mezzo scendo a Roma. A posto, io torno sabato, quindi operativi. Ah, Poi poi ci dico. siamo operativi, siamo. Oh, basta che non fai come Rughi e Fusillo, però, ma ci sei No, conto, no. Mai, mai, compà. Mai, compà. a posto. Fino alla fine, compà. No.
Oh Mirko, però una cosa, Mannaggia. dobbiamo fare o 2 o 3 match, però da 2 minuti. Ah, come le donne, va bene. Come le donne, bravo. Come le donne. Perché 3 minuti Vabbè, non hai i record ancora. basta che andiamo a pranzo, a cena, a pranzo, insomma, vedevo volare poi. Ah, cioè, facciamo pranzo e cena, facciamo, pure colazione. A posto, va bene. No, no, vabbè, lo fa. No, tanto vengo a Roma, settimana prossima vengo a Roma. Alla grande, lo aspettiamo. Mi portate anche in giro nei Oh, quartieri. chiamate Quindi Manuel è Parrini. Manuel sicura. sale in una palestra con me. Non so, io Matteo Legge. Chiamate Quindi è Manuel sicura. Parrini. Quindi è sicura Sicuro, sta sicuro. Io squantata. una parola ho. A posto, ci siamo Io allora. una parola ho. Settimana prossima sono a Roma. Allora, facciamo una cosa, portiamo pure Enzone, visto che voleva tanto fare i guanti con Mirko. Enzo, ne porto pure il cane, così. Così intanto io faccio portare a spasso, capito? Tanto il mio va sciolto. No, oh, ha detto che ci manna giù facile. Sì, eh. Sì, così ha detto, ha detto. Io mi sto allenando, Ma dai, io mi tengo. Enzo ci ha fatto caso, ormai quando che vuole fare quanti come manco vengo io, gli mangi gli scagnozzi, hai visto l'altra volta? Sì. Senti, oh, ma a parte questo, ma cosa la boccali che boffa con Rubi, Manuel? Boccali devo fare i guanti pure con lui. Davvero? Sì, Boccali, poi vengo a Roma, mi fermo qualche 3-4 giorni. Ma lui che E fa? allora MMA? Che fammi. roba fa? Devo Sì, lui fare fa altri MMA. sport? No, lui fa Ah, MMA, però se vuole farlo di boxe, se no niente. O vabbè, se no facciamo certo. una rissa alla strada e poi ci ammazziamo come i cani. Abbasso l'ago in testa. Ma oh, aspetta, ma Ermanichino che fine ha fatto? Mica Salvatore compa l'ho lasciato in Spagna, l'ho lasciato. Salvatore. Salvatore in Spagna. Allora, guardate, se viene il sensei Christian, No, faccio pure i buon guanti con amico mio. voi. Buonasera. Grazie. Se viene come No, se ne vabbè. faccio. Raga, Se vi viene saluto che pure il devo uscire, va sensei. bene? Vai, ciao Un Manuel. abbraccio, Manuel, buona serata. Oh, un abbraccio, eh. Ci Dai, sentiamo tanto. buona Ci sentiamo serata. domani. Ciao, Va anche a voi, ciao bene. ragazzi. Cioè, che dicevi, vabbè? Se viene pure il sensei, faccio i guanti pure Ma secondo me vai, invidia quello che Madonna. insomma, ma cazzo. Dai, la miseria. Dai, ho fatto il giro. Vai, Se viene pure il sensei chiama Christian, se viene invito, pure il va, manda sensei. l'invito, vai, dielo. Aspetta. Famo la rimpatriata. Non, ho visto entrare, ma è sparito, mannaggia. Quella è entrata e è scappato. Dice, mi tocca andare pure a Roma per i guanti, mi largo pure io. Ami, se mi tocchi, ti ammazzo, porco due. So dove abiti. Famo la rimpatriata. Fammi pure Mannaggia. Mastro Marino. Eh sì, tanto non si sta allenando. Appunto. Più facile. Quello però c'ha sempre ritmo, non gli frega niente, hai visto? Ti Per lui va credo, qua a bene destra. Tutto. Oh, Che qua a cazzo è destra. matto. Che matto. Comunque, ho Matteo. sparring con te, con il maestro d'Orgenio delle tartarughe, non me lo voglio No, perdere no, quello. no, 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 non ho detto questo. Allora, io super leggeri, adesso leggeri. Come categoria, Mirko, super massimi. Giusto, mi? Eh sì, perché quella dopo non c'è sta. Senti, invece, Amir. Senti, ma dove alleni te? Ci chiedono. Io a Boxe Roma Torre Angela. Io alla Dispoli dal maestro Filippini insieme al maestro Mario Massai. Vabbè, quindi praticamente la sfida è lanciata. Prossima settimana Manuel Eh scende sì, giù e fai i male guanti con comunque te. sembra, cioè,
sembra uno di parola. Sì, vabbè, a differenza Però dell'altro. io mo tocca trovare avversario per te, Albe. No, non mi fate più botte, vi prego. Ma come, a proposito del genio oggi c'è stato un sacco di chiarimento. Ah, vi siete chiariti? No, ma non è cattivo, Bruce. Chiamate Franco De Chiamate. Martis. Vai, vabbè, a me tanto, va bene, io gli ho detto che lui mi ha fatto un video dove mi ha dissato, io gli ho risposto, gli ho detto. Oh, regà, guarda che Mirko oggi ha dissato, voi non avete visto, ma Mirko ha dissato Mamma pure il mia, maestro. poi E come si chiama? il poeta di Poeta di strada. strada, pure il poeta di Sì. strada, sì. Quindi Mirko sta in grande spolvero sto periodo. Da 90 in su, tutti di mia. Ah, sì, amici, ho pure da 90 giù. Senti, ma che Però sta succedendo dentro qua a stanza? ma io perché non posso inquadrare perché blocca la diretta, penso, perché la situazione è qua. Oggi abbiamo fatto i pesi, aspetta, rimani così, avete ferma, gira, no, gira, aspetta. Oggi abbiamo fatto i pesi, la situazione è questa, ma aspetta, questo sta così, per Ami, si è dire come spenta la sta. telecamera, si è spenta la telecamera. Aspetta. Aspetta, Ecco, ma no, cazzo adesso è gira qua. rivenuta. Aspetta. No. Peppi, come sta combinato? Peppi, a base fa stretching su, quella fa stretching sul letto. Qua stiamo come sfollati, vabbè. Cioè, raga, questo è un pezzo de nazionale, stiamo a far vedere un pezzo de nazionale italiana. È il backstage questo. Questo è il backstage della nazionale italiana. Detto che si questo canto sostiene. Un verso di oggi in merito a Bruce Lee. Ah, io non lo so, non entro in merito dentro a queste polemiche perché non ci capisco niente No, de arti de kung fu, queste Cavoli, cose cavoli gnocchi. Dio disse Kung e Kung fu. Che disse Kung fu? No, non me ne intendo. No, Non no, posso manco io, dire. sinceramente. Senti, Però, amì. oh. Vai, però. No, il genio delle tartarughe sarei curioso di Ma ci vederlo. sta, mi sa che c'è. Prima c'era perché l'ho visto. Che sta. Comunque, oh, regà, ho fatto il dissing più bello di TikTok degli ultimi tempi con Mike Tyson. Io penso che ho visto 15-20 volte da stamattina già. Ecco, adesso l'hanno scritto, ma hai dissato Tyson. Certo, pure te, tanta gente con quello da sentire Gallalbe. No, ma sai perché ho detto voglio fare una cosa difficile, se devo morire devo morire nella gloria. È giusto, eh? Sì. Lo sai che poi magari se più uno così te mena che e te fa pure la riabilitazione, cosa Bravo, soffri. Invece bravo, vuol dire bravo. passi a livello 2 già. Dice Dice Luffy lui che che fa fa un una mega cosa. match con Stan e ci saranno anche tre match di apertura. Mi Pure il immagino. sottoblu c'hanno. Pure il Ma sottoblu. Denny, mi immagino. Grande, cioè, ecco, è stato un po' tanto voce professionista. Simone Iceberg. Chi è Simone Iceberg? Sì, è Simone, è ragazzo sardo professionista che si è Ah, allenato, ha ok. combattuto pure fuori. Ah, Simo, se Sì, vuoi lo seguo entrare, sui se social vuole, io. ragazzi, chi vuole salire con noi, se ci manda l'invito, vamo salire. Tanto stiamo a cazzeggiare, se stiamo a fare Francesco dice, secondo voi il primo Tyson avrebbe battuto Len Lewis e Oli? Allora, Lewis, secondo me, sì, parti dal presupposto che io sono malato di Tyson, però, sono pure tatuato della schiena così. Secondo me il primo Tyson con Lewis avrebbe avuto la meglio. Con Holyfield, non lo so, Holyfield dipende quale Holyfield L'Hollywood che stava al intendi. Holyfield. top, non lo so. Aspetta che è Appunto. salito Simone. Simo! Sì. Aspetta. Eccoti, grande! Aspetta, Non che te si vediamo però. allunga la telecamera. Tra l'altro, Francesco, io ho avuto il piacere di stringere la mano a Holyfield.
Ce l'avevo su aereo accanto al ritorno dal mondiale 2019. Eccole, Ecco, ciao Simo, buonasera. grande, grande Simo. Che dici? Te Simo, ti sentivo stavo pure a basso. presentare prima, però vabbè, Mi senti? Ecco, adesso sì. adesso sì. Ho detto tutto a posto, ho appena finito gli allenamenti, sono stanchissimo, fratello. Pure Voi? Garbotti, domani c'ha 10 km di Come si? corsa. Minchia, nazionale, fratello. Io oggi ho avuto la fortuna di fare solo potenziamento, quindi non ho fatto un cazzo praticamente. Salita. Ma tu dove stai adesso? Non stai in Italia? Noi stamattina. Minchia. Io Dico, Simo, tu stai in Simo, Italia adesso? sto in Sardegna, parto il 2 novembre e combatto il 18 dicembre in America. Grande, Sì. grande. Finalmente, Senti, frate. qua, senti una cosa, allora pure a te ti coinvolgiamo su sta discussione strana, Fusillo, Donna Lì, Don King, il genio delle tartarughe, un po' tutti, che dici? Frate, ho fatto... Io guarda, non, sono uno che non parla mai degli altri perché non me ne frega proprio un cazzo, però ho visto tipo 1.000 video di questi ragazzetti, no? E quindi ne ho fatto solo uno di, diciamo così, di dissing. Infatti tutti mi hanno dato ragione, frate, perché comunque è Sì, l'ho vergognosa. visto oggi io. Cioè, frate, è vergognosa questa cosa. Sembra che prendano la Sì. box come un gioco per tutti, capito? Solo perché Sono sta facendo soldi. d'accordo. È vergognosa, guarda, ti faccio un esempio stupidissimo. Ma che cazzo, Guarda, ragazzi? ti posso fare un esempio stupidissimo. Sono Cioè. partite ieri o oggi e le ragazze della nazionale per andare a fare l'Europeo. Avete visto un post, una cosa, un in bocca al lupo o qualcosa? No, se parla di una Zero. buffonata che è stata fatta e basta. Capito Frate, come? ormai Non c'è un post, puntavano ma così. io in bocca al lupo ai ragazzi della nazionale che stanno a fare l'Europeo, magari, eh. Però va bene tutto, basta che se parla decurtato va bene secondo me. Guarda, io ti dico la verità, frate, cioè, nel momento in cui tutte le persone vantano le persone che se lo meritano, che fanno questo sport, comunque si sacrificano, a Certo. me mi fa un piacere enorme. Cioè, io parlo bene di tutti i pugili perché chiunque salga sul ring merita rispetto, lo sappiamo bene. Però non Sacrifici sono possiamo. tanti. Quello che mi dà fastidio è che ormai i ragazzini o i ragazzi anche più grandi non capiscono la differenza tra praticamente far vedere questi certi personaggi tipo anche, ok, Stan ancora sta iniziando a combattere, forse è quello di cui meno Certo. si può parlare, ma queste altre persone che vogliono stare con tutti i pugili professionisti, con pugili che combattono in nazionale, cioè fa ridere, Sì. frate, ma non capisco Sì. proprio Sì. dove vogliono arrivare, capito? Simo, ti posso dire una cosa? Sì, beh, su Venerdì questo c'è combatte ragione. Alessio Lorusso per il titolo Lo so. europeo. Sì. Combatte Mattia Occhinero contro Mattia De Bianchi per il titolo italiano. Ma tu hai visto qualcosa che si Zero. parlava qua su TikTok? Solo addetti ai lavori? Addetti ai lavori o appassionati forti? Perché... Buonasera. Ciao, grande Buonasera. Dani! Ciao ragazzi, ciao ciao. Oh, grazie No. per salire tutti quanti, vi ringrazio, noi ci divertiamo, facciamo un po' di... siamo insieme in compagnia e parliamo di pugilato, quindi Certo, grazie per chiacchiera da salire e bar. che interagite. Chiacchiere da Io bar. ascolto sempre, fa piacere. Grande. Sì. Dani, dai, pure la te, la tua su sta rottura de palle che gira su TikTok da giorni. Guarda, ho visto oggi un video di questo ragazzo che non conosco, Simone Iceberg. Ha detto tutto lui in quel video. Se non glielo chiudono pure a quello, che ha detto che gliel'avevano chiuso già uno. Sì, Ha vabbè, ma è detto mio, tutto in quel. fratello. È mio. Hai detto tutto proprio. Non so se loro l'hanno visto, ma è Sì, io sì. completo. Fratello, il No, primo sì, video che l'ho ho visto fatto, pure il primo video che ho fatto, ha fatto tipo 20.000 visualizzazioni in un attimo. Sicuramente è andato nei per te, non so come funzioni. E stavano tutti dando Sì. ragione. E me l'hanno tolto. Mi hanno scritto che era bullismo, che era molestie. Io dico, cioè, Drastico. com'è possibile che il mio è bullismo semplicemente perché sto rispondendo da sportivo a quello che questi ragazzi stanno dicendo e facendo? Non, boh.
l'ho rifatto. Simo, ma tu hai fatto il ricorso quando ti è arrivato il messaggio? Ricordati sempre di fare il ricorso e mettere che sono su nelle linee guida, perché pure a me, per esempio, ho fatto quello contro Dona lì e me l'hanno fatto bloccare, me l'hanno segnalato, non so, che poi tra l'altro non dicevo niente di che. Però l'ho vinto, cioè nel senso che tanto questa è l'invidia delle persone, purtroppo sono piccole così, capito? Ma io penso me l'abbia tolto Certo. proprio TikTok come roba di bullismo, perché dicevo No, perché lo che... segnalano, spesso le segnalano i video, quindi non è che li Poi tolgono loro, se mi ha viene commentato... segnalato te lo tolgono. Nel nuovo mi ha commentato questo Rocky e mi ha scritto... Sì, No, dei 200 match di mi ha detto che Muay c'ha Thai. 30... Mi ha detto c'ha 30 match io di Thai, di Taekwondo, di questo, di quell'altro. E gli ho detto, frate, se c'hai tutti questi match, allora non fare queste buffonate, no? Decidi che stai combattendo. Gli unici match che vedo sono quelli dove ti metti le fascette davanti alla telecamera per fare il video e poi te le levi. Cioè, proprio soggetti. Salvatore ci chiede cosa ne pensi dei pugili che attaccano briga fuori. Non... Ciao, dai. Secondo me, vabbè. Dipende che Io pugile intendi, perché sinceramente. se tu definisci pugile uno che è andato 2 volte in palestra e si è fatto una foto davanti al sacco, non so che dite. I pugili però secondo me sono altri, confermatemi se sbaglio, non lo Giusto, giusto. È giusto. Cazzo, animali sono dice d'accordo. Ormai Rookie ha vengono combattuto additati tutti su come pugili, YouTube. basta che hanno un paio di fascette. Ma sì, Esatto. ora se TikTok aprite le gabbie proprio, capito? Cioè... Simo, quanti Mamma mia. match c'hai da Sì. professionista? Quattro. E da dilettante? 25. Come mai hai scelto di passare a professionista? Perché frate, io vengo da in Sardegna purtroppo Dalla ti spiego, Sardegna vi... abbiamo il grande Sarrizu, grande Sì, ma pugile sardo. sai cos'è, frate? Che purtroppo noi in Sardegna non siamo mai stati fortunati nel pugilato, nel senso che noi combattevamo. Eritu. Eritu, Salvatore Eritu. Eritu, sì, vabbè, sì. Noi combattevamo poco. Ti dico la verità: i pugili sardi sono sempre stati tosti. Già dai, io facevo i 64 kg, i 69 kg. Comunque, sono sempre stati bei bestioni combattendo. Ho vinto i sardi, ho fatto gli italiani, senior, eccetera, però poi frate vedevo che era sempre un po' tutto uguale, capito? Non c'era mai niente di nuovo, questo e quest'altro. E più ho detto, guarda, ti dico la verità, per come sono io preferisco fare delle esperienze in America, anche mentre combatto in Italia da dilettante, quindi andavo e tornavo, mi allenavo e tornavo, facevo esperienze, mi facevo tutti i guanti, eccetera. Poi una volta Dino, il mio coach, mi ha detto, guarda, se vuoi passare professionista, stai qui e piano piano cerchiamo di farti fare una bella carriera da professionista e ho iniziato a combattere lì, capito? Andiamo a vedere se si può comprare L'ho l'universale. sempre amato. Cioè, c'è su in America c'è il grande Matteo Papa. Sì, era nella mia palestra, te, ci facevo i guanti. Grande Matteo, lo abbiamo intervistato, pensa un po' di tempo fa che doveva combattere, poi credo che non abbia più combattuto. Poi ci sono un po' di... Ragazzi, Lo sto conoscete dimenticando. Marius Antonietti? Si allenava ad Asti con Etinosa. Poi ha fatto per un titolo europeo, però ha perso qualche mese fa. No, Ma io dilettante no. o Ma professionista? professionista? Professionista, professionista. Faceva lo sparring a Etinosa, poi ha fatto anche lui la sua scalata. Vive in Svizzera adesso. Però lui stava. Io l'ho conosciuto perché abitava ad Asti, proprio nella palestra di Davide, del coach. Proprio stava lì ospite, è stato lì mesi, mesi, mesi. Un bravo ragazzo. Credo sia rumeno di origine, però Senti. abita a Lugano. Oh, ma chi è partita la Non a me. canzone? Capì, questi siete voi. A Sauli cagazza. Mirko, ma ci sta Federico Serra? No, Non c'è. sta Sisi. Ah, ok, sta sì. Grande Federico.
loro stanno carcerati, stanno. Sì, qua a box io ho detto a questo: o scendete peso o comincia a alzare le mani, perché sta a fa male il pugilato a questo. Mannaggia. Federico, comunque... grande Federico, guarda, io in stanza sto sempre con lui quando stiamo in nazionale. Non lo vedo da... Non lo vedo da tantissimi anni, quando eravamo dilettanti ci incontravamo alle manifestazioni, poi non l'ho più visto. Comunque, raga, io penso una cosa, io spero che presto si chiude tutto questo circo mediatico su sta gente, vedi la verità. Il problema sai qual è? Io di verità, che... io... Vai. Vai Dani, vai tu, aspetta. No, vai, ma perché vai. mi era sembrata una cosa a me, che con tutta la stima, che io non lo conosco di persona, Matteo Azzali, però ha fatto un po' di numeri, e si era già avventurato a menzionare appunto questo Donna lì, che poi è lui che lui stesso poi si è dissociato dopo, perché evidentemente gli hanno detto: guarda che questo qua non è buona pubblicità. Quindi secondo me comunque tenteranno di portarla avanti sta solfa. Guarda, Matteo lo conosco personalmente, lui non sapeva, glielo ho detto io, sono stato io quello a dire a Matteo, la mattina gli ho mandato un video e gli ho detto: guarda Matteo, credo che questo non faccia bene al pugilato e al movimento, perché finché si crea tutta l'attenzione per il movimento va bene, ok? Non cerchiamo di rimanere chiusi solo in noi, ormai il futuro è TikTok, sono i social, eccetera, eccetera. Per la carità. E Simone penso che me ne dia conferma, perché un pugile, soprattutto in America, deve vendersi bene per poter combattere. E diciamo che queste situazioni qua, come i social, aiutano a fare bigliettato, aiutano a creare attenzione. Quando sei un pugile, però. Esatto. Bravo, però poi c'è tutta una parte che devi essere comunque un pugile. Però vi dico che dall'altra parte DAZN ci ha fatto una serata con tutti i youtuber, ragazzi, non ce lo dimentichiamo. Certo. Guarda, fratello, ti dico la verità, guarda, l'esempio che era tanto adesso il 28, che a Roma è una serata, comunque una bellissima serata, dove c'è un titolo europeo, c'è Guido Vianello che combatte, e la serata viene aperta da Simone Volcout, sì. Il titolo italiano, la serata italiano, comunque è una titolo europeo. Match però... AOB, certo. Capisci fatto una meglio. Cosa, secondo me la buffonata non è tanto lo youtuber che si improvvisa, se lo dice, se dice la verità. Se io faccio vendo appartamenti con Tecnocasa, dico mi improvviso per fare audience, però dico la verità, è meno buffonata che uno che si inventa da zero delle cose, capisci? Che si inventa match che non ha fatto, che si inventa anni di esperienza che non è vero, e si vede benissimo che non è vero, capisci? È quella la buffonata, così non è tanto il resto. Così manchi di rispetto anche a un pugile. Esatto, manchi di rispetto a tutto l'ambiente. Secondo me quelle persone lì non vanno incentivate, non vanno inserite più di tanto. Poi se uno per fare numeri, perché c'ha il nome, in qualsiasi altro settore, c'ha il nome, vuoi farlo prendere a pugni per fare i numeri, fallo. Basta che non ci inventiamo cazzate, perché manchi di rispetto a chi suda veramente, capisci? Esatto. Quello che diciamo e poi posso dire una cosa? Io solo una cosa voglio aggiungere a tutto quello che state dicendo voi, che non il pugilato non ha bisogno del degrado, a scendere a compromessi con il degrado. Preferisco quei quattro personaggi che stanno sopra gli spalti, che amano lo sport, che veramente vedere poi nelle serate gente che niente c'entra al pugilato. Perché la prima cosa è il rispetto di entrambi i ragazzi, perché entrambi i ragazzi fanno i stessi sacrifici, perché entrambi i ragazzi vogliono certo. Lottare ad armi pari. E quando vedi, io sono stato presente a commentare il titolo italiano tra Faraoni e Versace, l'ho commentato io, e vi posso dire che il pubblico che c'era, ragazzi, non è il pubblico che vedo di solito in ogni serata di pugilato.
perché certi apostrofi non esiste nel nostro mondo. Sì. Tutto qua. Però Albe, quanta gente c'era? Venivano dalla Sicilia per vedere Mattia Faraoni. Capito? Comunque Però lì Mattia è pure il discorso, per ragazzi, che volete? Io quello che dico, soprattutto a questi youtuber, avete un grande potere in mano, dovete saperlo esercitare, dovete saper educare le persone al pugilato, questa è la differenza. Frate, ma sai perché non lo fanno gli altri? Gli altri non lo fanno perché se tu noti fino a un mese fa, 2 mesi fa, nessuno di questi che stiamo vedendo adesso parlavano di pugilato, capito? Cioè, adesso ha parlato uno di pugilato, è andato virale, ha fatto 2 video, quindi hanno iniziato a fargli dissing, e da lì è iniziato a scoppiarsi tutto questo che c'è adesso. Però di tutte queste persone che stanno parlando adesso, nessuno è un pugile, nessuno ha mai fatto un match di qualcosa, nessuno sa che cosa voglia dire sacrificarsi, capito? Quindi, come hai detto tu, o come dice il mio coach, mi dice sempre: guarda, ormai non si comprano più i giornali, ormai c'è internet, cioè tu vai su Instagram e segui il tuo pugile, vai su YouTube e segui il tuo fighter preferito, capito? Però sta nella persona essere un vero fighter, uno che combatte, sa cosa vuol dire sudare, che è tutti i giorni in palestra. Se poi mi metti davanti una persona che ogni giorno c'ha questo cazzo di telefono davanti e sta sempre parlando, io a quello lo picchio, io picchio quell'altro, quel professionista ci faccio i guanti, cioè, io è brutto dire, però a volte veramente bisognerebbe salirci sul ring con queste persone. Fare veramente il video, gli dai una bella batosta e chiudi i rapporti con tutto il TikTok, perché tanto poi non lo segue più nessuno, capito? Perché tanto loro, pur di farsi vedere, cioè prenderebbero pure le botte, capito? Qual è il problema? Io sono pure stupidi. Pur di fare 2 follower, capito? Hai visto l'altra volta? Ho visto la diretta io di questo Stana con quest'altro, come cazzo lo chiamano? Cioè, hanno fatto un video dove erano mezz'ora che camminavano nel parco, tipo 10 minuti, mezz'ora camminando lì. Poi sono saliti, quello lì ha fatto 2 saltelli con 2 pugnetti, era stanchissimo, l'ha sfiorato, finito. C'erano 100.000 persone che stavano guardando, frate, 100.000. Hanno dovuto chiamare. No, 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 aspetta, totale visualizzazioni hanno superato i 200.000 Frate, c'è mai idea? visualizzazioni. Sì, E ti ma è dico da di 20 a più. 12. Sì, però ti posso dire una cosa, sono quelli che devi prendere dentro le palestre pugilato oggi, perché il pugilato è in decadenza, Quello perché che non c'è dicevo più io. l'attenzione. Sì, ma questi Ciao dopo Charlie. frate, ma dopo TikTok non ci tornano più in palestra, capito? Non è gente che vuole fare il Sì, pugilato, loro questi magari non tornano, qua. però. Sì, però Quello. magari un 10% delle persone. Se un 10% di quei 200.000 persone entrasse già nella palestra di Certo, pugilato, quello sarebbero sì. altre persone in più, Quello capito? sì, assolutamente. Su quello Ma dico la verità, sì. anche se magari vanno a seguire le serate di pugilato, magari si appassionano al pugilato e magari non entrano nelle Ma palestre, ma magari, seguono il magari, pugilato, certo. significa che chi organizza guadagna due soldini. E questo, Certo. sinceramente, serve poi a far combattere i propri Ma poi è ragazzi, tutta una roba. magari tra un mese. Come faceva Logan Paul quando è venuto da noi a Certo, farsi magari invece che da 100 lire. Dimmi. Vai, Simo, scusa. No, no, sto dicendo che quando aveva fatto il match. Vai, parla, se la manco Quando aveva fatto il match Jake Paul, se no, sì, Jake, non adesso non mi ricordo i nomi, Logan e Jackson, vabbè, tutti e due. Uno era venuto in palestra da noi ad allenarsi, c'era pure Daniele Scardina, eccetera. Lui era venuto lì a fare queste cose YouTube e c'erano tipo migliaia di persone che stavano guardando tutto quello. Però ti dico la verità, quello per quanto a me non mi stia simpatico, perché comunque sia non lo vedo come un pugile quello che è. Però lui ha portato veramente tanta visibilità alla boxe. Infatti, quando hanno organizzato le serate dove c'erano veramente pugili, che hanno fatto anche i mondiali, eccetera, c'era un sacco di gente in America pagante che guardava le manifestazioni, capito? Così già è diverso. Ma non penso che uno come Rocky o come Certo. Fusillo o come cazzo si chiama faccia portare gente, capito, in palestra. È per quello. L'ho visto. Però No, ben venga, fratello. non porta gente in palestra, però magari comunque, come dicevo prima, comunque se parla di pugilato, magari dicono su, che ne so, sulla diretta di quella vedono Matteo Azzali, lo seguono, proprio perché la cosa è stata organizzata da lui. Seguono la pagina della palestra, magari si appassionano, capito?
Non lo so, è Io lo l'ipotesi che spero, faccio cioè. io questa, Io lo eh. spero Io comunque. pure. Se fosse per quello lo Io pure spero. perché comunque. Però Certo. vi posso dire una cosa, che sentì insegnare il pugilato a gente che non ha mai fatto pugilato, un po' mi demoralizza. Guarda, io pure su questo, Albè, non so proprio. Allora, secondo me tra maestro e atleta si deve creare un rapporto, vabbè, quello che sappiamo tutti, No, no? ti parlo Però. dei TikToker, Mirko. Ah, Cioè, qua c'è no, gente no, no, che no, 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 fanno. no, Cioè, no, 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 no
Cioè, è questo quello che mi demoralizza, no? Che poi senti gente parlare di pugilato e dà lezioni di pugilato, quando te il pugilato manco, ma non è che dici sai non sono mai salito sul ring, per carità, alzo le mani, no, non l'ha proprio fatto, cioè vieni da tanto stato casa. Non ha manco cioè, mai visto Rocky Joe in televisione, proprio zero, capisci? No, perché comunque così è vero, perché tutti i fenomeni, il problema è che secondo me questi fenomeni, grazie ai numeri, da qualcuno vengono sempre presi, comunque l'attenzione di qualcuno che conta veramente la attirano, se non è uno e l'altro gli danno udienza, perché dice io comunque sono qualcuno ma non mi considerano, magari mi attacco a sto coglione e mi fa fare due numeri, cioè capisci, mi fa conoscere per chi sono veramente, è brutto così. Allora guarda, adesso faccio un esempio, perdonami Mirko, solo faccio un esempio stupidissimo, no? Brutta. Ah, io vabbè, come Alberto sa. Aspetta un attimo, Mirko, solo una cosa. Sai qual è la cosa più brutta? Quando si associa poi delinquenza e pugilato, quello mi fa veramente schifo, perché spesso sui social è questo il connubio. Delinquenza da strada, rissa da strada con pugilato, non c'entra un cazzo. È quello che mi fa ancora più rude a me. Cioè, quello che io non sopporto, Mirko, prego. Vero. Certo. Dico, io, vabbè, come tu sai, io c'avevo la palestra mia prima, no? E in palestra c'avevo un ragazzo, non me vale far nomi così, che comunque tanto 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 seguito sui social, un bel ragazzo per carità, e lui ha fatto 7-8 match tanti anni, poi è stato fermo e poi ha ricominciato e ha fatto 2-3 match, ma io te lo giuro, andava domenica al centro commerciale magari con mia moglie, la famiglia, e la gente mi fermava: oh, ma te sei Mirko? Sì, ma Mirko il Pucci, il maestro Vedi, sono Mirko quello che pugilato, non sono Mirko il maestro. La gente segue solo sui social, sì. Grazie Ciccio, grazie. Mi sento malissimo. Charlie, la telecronaca non è disponibile questa settimana, non c'è la serata a Laurentino 38, dove torna a combattere Mirko il Gato, che è un amico di Mirko Carbotti, è un amico suo, e sì, saremo lì e commenteremo lì. Quindi ma chi ha organizzato sto match, Albe? È amico mio, ma chi ha organizzato sto match? Io parlo solo con signorini. Adesso io penso giusta la pazienza sua, anche sarà, vista l'altro sarà, sono pugile. Ci sarà ci a sarà, fine mese chi? Zara Cristian Zara Cristian, bravo ragazzo, diciamo che guarda, vi posso dire un'altra cosa, sì. Ci sarà anche un bel titolo italiano tra Cavallucci e Rossetti The Butcher. Rossetti è sarà bravo. Sarà un grande titolo italiano. Molto bravo Pietro. Considera che se io sono sempre. Secondo me. Quando l'ho commentato ho sempre detto che se metti le immagini in bianco e nero Pietro sembra un pugile anni 50. Io ci dovevo fare i campionati italiani contro lui, mi avevano rubato la semi
semifinale, se non sbaglio. Grande pugile Pietro, grande pugile Pietro, secondo me da professionista sta rendendo molto di più. A me non dispiace, a me piace come pugile. Vabbè, anche la tipologia del pugilato sua comunque, sì, è professionista e basta. Mani pesanti, tanto ritmo, comunque è abbastanza impegnativo come pugile, penso. Ci sarà sicuramente un bel match, perché dall'altra parte c'è un pugile esperto e che comunque viene a far match. Timo, che peso fai? Faccio il welter, 66 kg. A proposito di welter, tanto per dirvi i numeri anche a te. Hai visto Alberto, ha modulato i guanti? Deve partire per America, Simone. Oh, vaffanculo, ma sempre a me lo parlerà. Senti, a proposito, tanto per parlare di numeri con voi, domenica c'è stato Geografo, Carpentieri, il match Moroni con Cascone, e hanno fatto, mi pare, 400 visualizzazioni. Questo per farvi capire Moroni, la differenza Cascone, che poi c'è tra i pugili veri che fanno pugilato e youtuber, tiktoker, eccetera, eccetera. Purtroppo, frate, bisogna costruirsi un personaggio che piace in tutti i fattori. Cioè, è brutto da dire, però a volte bisogna, se vuoi essere seguito in questo sport, devi crearti proprio un personaggio. Andrebbero unite le forze, nel senso, sti youtuber, sti personaggi dovrebbero, invece che parlare e basta del pugilato, dovrebbero sponsorizzare sti eventi, invece che parlare del pugilato, esatto, senza sapere come si mettono i guanti. Esatto. Guarda, non so cosa dire, frate, perché se noi portassimo veramente un pubblico come quello lì che portano loro in una cosa del genere, frate, combatteresti come se fossi in un'altra città, cioè come se sei a New York, capito? Cioè ti sentiresti... Certo, ma infatti quello io me ne accorgo quando andiamo fuori negli altri paesi, comunque il pugilato è visto diversamente dall'Italia, secondo me. Frate, quando noi facciamo i guanti in America, noi li facciamo 3 volte a settimana, giriamo le palestre per la Florida, eccetera. Quando andiamo a fare i guanti, le palestre sono piene di gente, solo per fare i guanti. Cioè, vedi la gente che urla, i bambini che devono, certo, fare lo sparring, che urlano, i genitori. Sì, sì, sì. Cioè, frate, è un altro mondo, cioè, te lo giuro. Questa cosa all'inizio ti mette un po' di timore, perché dici, comunque sia, sei davanti a tutta questa gente, tutti che ti fanno, capito, l'altro americano, quindi comunque devi fare i guanti, devi fare bene. Certo. Però allo stesso tempo, frate, ti dà questa foga che in Italia non ce l'avremo mai. Per adesso, se stiamo così, non ce l'avrei mai. Cioè, se io combatto in Italia o combatto in Sardegna, quante persone riesci a portare su tutte quelle che ti seguono? Ti seguono 20.000 persone, quante vengono al match? Magari molte ti seguono per una cosa, molte per un'altra, magari te ne porti 100, capito? Certo. Invece se c'è un... Sì, sì, sì. Ma con 100 già, con 100 biglietti già è tanto. Capito quello che dico. No, ma poi Simo è capace che ti vende pure i biglietti per pagare la borsa. Ovvio, ma magari non guadagni tu e vendendo i biglietti pure, perché devi pagare l'altro, capito? Il tuo avversario. Oltre che gli dei menati, pure pagare per menati. Per poi, li paghi il viaggio, l'hotel, è questo, fratello. Gli meni sì, poi. Gli ho dato 2.500 euro, più le spese, gli meni sì. Non meni, fratello, poi gli rubi di nuovo. Allaggia. Siamo arrivati a un punto di non ritorno, anche perché tutte queste visual e tutta questa attenzione creerebbero poi anche l'indotto pubblicitario che serve, che è importante e fondamentale a far sì che i pugili possano combattere. Sai cosa manca, frate, in Italia? Sai cosa manca? Se tu noti Londra, New York, New Jersey, Miami, qualsiasi posto, se tu guardi anche nei social, è pieno di manager che firmano ragazzi e li aiutano a crescere facendoli combattere, pagandoli. Purtroppo in Italia non gira la moneta in questo sport, manco per queste cose, quindi ovviamente la gente non investe nel pugilato perché sa che non c'è un ritorno, perché magari uno ti dà 2.000 euro a te, ok, al mese per essere il suo pugile, tu firmi, ok, poi combatti, lui quanto si prende? Un cazzo, frate. Quindi chi glielo fa fare, capisci? Invece già a Londra,
una persona che tipo da poco, un mio amico russo, ha firmato a Miami lì, e comunque sì, intanto gli pagano la casa e lì gli affitti costano, gli danno una percentuale ogni mese e lui si mantiene. Comunque sia, sta iniziando, adesso ha vinto una cintura, non mi ricordo che cintura ha vinto, forse nordamericana, una cosa del genere, Ah, però intanto l'ABF. piano. Una cosa del genere, sì, non mi ricordo. Comunque sì, intanto si sta facendo conoscere e sta combattendo bene, capito? Lo stanno Sì, mo, mi pagando. sembra che anche Matteo Papa è l'unico pugile che sta con la Mayweather Promotion. Sì, frate, però non ho capito se è lì per, cioè, come sparring o proprio preso per combattere, frate, perché No, comunque non ha ancora. lui a noi ci ha detto che è preso lì proprio per combattere come pugile all'interno della Mayweather Promotion e tra l'altro ci ha raccontato pure dei guanti fatti con lo stesso Mayweather prima di firmare il contratto. No, certo, però non lo so per te, perché comunque non ha ancora combattuto sotto Mayweather. Deve combattere, deve combattere, ci ha detto che ha fatto i guanti con Gervonta C'è anche Giacomo Davis. Micheli che adesso sta là. Gervonta è venuto pure da noi a fare i guanti, frate, ce li devo fare pure Senti, ma è vero che in America si paga per vedere i guanti? io. Si paga il No, biglietto? frate, A al me massimo. hanno detto che quando per esempio fanno i guanti personaggi importanti, Ah beh, sì, così sì, può essere. Magari pochi, pochi però pagano. Non puoi fare i video, non puoi fare un cazzo. Ti tolgono i telefoni, tutto. Pure da noi, tipo, frate, quando facciamo i guanti, magari con uno che deve combattere per un titolo, o comunque sia, metti come stiamo parlando adesso, uno come Gervonta, un campione, eccetera. Non ti fanno fare né video, non ti fanno salire sul ring, capito? Niente, frate. Cioè, tu stai lì e devi solo guardare, non puoi dire niente, capito? E poi si incazzano pure, quello è il problema. È un altro pianeta, frate. Guarda, dopo ti farei vedere un mio sparring che ho messo io su IG di poco. L'ho messo, no, l'ho messo su TikTok da poco, l'ho fatto in America. Senti come urlano in palestra. Vabbè, bello però, dai, bello. Te Guarda, mamma mia, guarda. fomenta, eh. Contro un messicano quello. Secondo me, derivato fuori è proprio un altro sport. No, frate, è un altro pianeta. Un altro Fuori. pianeta. Te lo giuro, per me vi dico la Fuori è un verità, altro ragazzi. sport, solo se ce l'hai. Guarda, Mirko, adesso io ho fatto venire una persona che ha combattuto pure contro di te, se non sbaglio, che è il tuo peso, che si chiama Osvaldo Finizio, ha fatto anche con Clemente Russo. Osvaldo Finizio, ha combattuto pure gli italiani con. A lui l'ho fatto venire pure a lui in America per cambiargli un po', cioè per aiutarlo, l'ho fatto conoscere il mio coach, adesso si sta allenando un po' lì. Anche lui quando è venuto, frate, era spiazzatissimo perché non riusciva a capire che cazzo di mondo diverso era l'America, capito? Cioè, si è trovato proprio in un mondo diverso, Beh, frate. certo. Eppure mi fa piacere a me perché Sì, io poco, ma ci sono stato anche io. io lo dico sempre, guarda, se posso aiutare le persone, glielo dico. Cioè, se volete fare il professionismo, per me ve ne dovete andare all'inizio dall'Italia. Poi, se volete stare in Italia, ci sta. Anche a me mi piacerebbe combattere sempre in Italia. Però, purtroppo, cosa fai? Non ti danno cioè, è difficile pure fare i guanti, capito, frate? È proprio strano, non te lo so spiegare. Cioè, in America tu fai i guanti con un pugile Tu diverso i al match hai polso. fatti tutti e quattro là. Cosami? I match hai fatti tutti e quattro fuori, te, Sì. Simo. Sì, frate, mo ne faccio uno in America e poi vorrei farlo qua in Sardegna. Ma sei tesserato Ah, dove, ok. Simone? Florida. Eccoci qua. Florida, frate. Bello. Quindi purtroppo non hai neanche la possibilità di fare il titolo italiano. No, frate, stiamo parlando con la federazione qua perché vogliamo capire come fare per farci dare pure la licenza qua da professionista. Adesso vediamo cosa ci dicono perché comunque qualche match me lo voglio fare pure in Italia, capito, frate? Beh, credo Almeno che sia giusto per la mia famiglia anche. anche, capito? Che non, magari non Sì. viaggiano. Poi io voglio dire, noi siamo fautori del titolo italiano. Per noi il titolo italiano rappresenta l'emblema del nostro movimento. Io Certo, credo che frate, per per ogni noi è pugile tutto. professionista sia il punto di partenza il titolo italiano.
E credo che, insomma, ti Certo, riempia d'orgoglio anche a certo, te, magari un certo. giorno poter fare per il titolo italiano, Ma per chiunque, ma penso pure per le famiglie di chi vince un italiano, è bello per te, perché comunque sia sempre una cintura, cioè sei il campione italiano, capito? Per noi è una cosa bella, in Italia è molto bella questa cosa. anche perché è Abbiamo. un titolo assoluto, Simone. A differenza degli altri titoli, c'è solo il titolo italiano e il titolo europeo che sono titoli assoluti. Ce n'è uno solo, un campione italiano e un campione europeo, il Sì. Esatto, resto sono tante sigle. quello dico. No, vabbè, il campione europeo, poi c'è pure un'altra sigla, no? No, non è riconosciuta la Ah, IBF Continental, che sì, sarebbe l'alternativa non all'europeo, ma non l'hai riconosciuta? posso utilizzare. No, no, ma che scherzi? C'è stata una Che sarebbe DNCK quella che ha vinto Evolve. Mancelli adesso, giusto? Bravissimo, sì, però si chiama IBF Ok. Continental. Non è Ok. sarebbe il titolo europeo dell'IBF, ma Dell'IBF, ok, non può utilizzare la scritta Europa, nessuno si può utilizzare. ok. Come mai hai scelto la palestra di Miami se lì? Io ho scelto, non è che ho scelto Miami, io volevo partire, rispondo al commento di Oscar. Volevo semplicemente Vai, partire vai, vai. per com volevo semplicemente partire in America per fare il pugilato perché mi è sempre piaciuto da quando ho iniziato il lavoro. L'invidia che ho visto io qua in Italia, purtroppo, per farti crescere in America non esiste, nel senso che loro, è vero, ti iniziano a farti fare il record, ti iniziano a far combattere, poi ti fanno fare il match pesante contro quello, poi ti fanno fare magari la cintura nordamericana, poi ti fanno fare questo, però frate, ti inseriscono bene nel mondo del pugilato, come hanno fatto tutti i campioni che noi vediamo. Se noi guardiamo i match di tutti i campioni in America sono stati fatti in un modo, in Italia magari su questo, se non trovi la giusta conoscenza e la giusta persona che ti segue, è difficile farti un bello score che ti porta a puntare in alto, capito quello che dico? No, più che altro ci Quindi, sono una barca d'esordi. esatto, oltretutto, ma purtroppo, a meno che appunto non c'hai un manager che ti paga bene, stai bene economicamente e tutto, è già diversa la questione, ma purtroppo in Italia non puoi. Ma Una poi persona che ti segue bene, vai. se posso permettermi io di riunioni, ci sono stato in tante riunioni. E parlando a livello dilettantistico, visto che fa tanto che maestro, da che palestra arrivi, perché tanto il dilettante va a finire ai punti. E ai punti ho notato che c'è un po' di... non è proprio una roba... Frate, l'altra volta sono andato a Salerno e c'erano dei match dei dilettanti che combatteva il fratellino di mio amico. E praticamente il maestro, è brutto da dire, ma praticamente la squadra che ha organizzato la manifestazione ha fatto vincere praticamente tutti i pugili della palestra. Frate, ti giuro che è arrivata la polizia, hanno fatto smontare il ring e non hanno fi fatto finire la manifestazione perché gli arbitri per le minacce e tutto hanno chiamato la polizia, frate, Penso perché a te, ma è pensavano, classico, non classico. volevano far vincere gli altri, proprio, anche se vincevano, ma vi vittoria Classico. scandalosa. Classico. Purtroppo, vedi, C'è gente che si è scoraggiata e uscita da perché questo appunto non lo mondo butti, per queste magari non lo cose qua. butti, È esatto, magari non lo butti giù da dilettante perché è più difficile, oppure, più difficile, capito? certo. È più difficile soprattutto nei pesi leggeri dove sei già è Esatto, qui difficile erano tutti pesi normalmente, leggeri. figuriamoci col Esatto. caschetto. Non era gente con le E c'è mani un po' di pesanti, sta capito? mafietta stupida qua, no? Cioè, proprio se c'è la palestra con un po' di nome, sei sempre agevolato. Esatto. È brutto perché ha Comunque. allontanato parecchia gente che magari aveva del potenziale, però veniva da palestre poco significanti e si era segnato. Esatto. Comunque, ragazzi, io spero di vedere presto Mirko Garbotti, professionista. Dai. Spero pure io e non penso che manca tanto adesso. Stiamo cercando, ecco, sono rimaste le ultime cose burocratiche da sistemare e ci siamo, ci siamo. Mo, un passo alla volta, adesso c'è, ecco, i prossimi obiettivi a dicembre, i campionati italiani e poi vediamo. Però la strada è quella buona.
Anche perché io penso sempre che quando un ragazzo come Mirko Carbotti, con l'esperienza di Mirko Carbotti, passa professionista, ne beneficia tutto il movimento. Continuo a pensare che il dilettantismo deve essere la culla per il professionismo, perché Esatto. comunque il professionismo è quello che Esatto. tira, è quello che poi è il pugilato vero. Sì. Quindi grande carriera da dilettanti e poi si passa professionisti, oppure se magari fai i match giusti da dilettante si passa poi professionista. Proprio per quello, come per quello in America dopo 10 incontri sono tutti professionisti, perché lì usano cioè dopo il dilettante passano subito professionisti perché lo usano proprio come culla di lancio, capito? Tanto lo capisci già se poi uno è pronto per fare professionismo o no. Sì, guarda, allora, la mia scelta fino adesso non sono passato professionista perché comunque anche per varie situazioni, no? Comunque ecco, ho cominciato a stare in nazionale, tornei e mondiali, Certo. comunque giravo per la qualificazione olimpica, una cosa o un'altra, sono sempre stato col primo sogno, cioè l'obiettivo principale era fare le Olimpiadi, secondo me. E certo, non è facile ovviamente. E ci abbiamo provato, non ci sono riuscito, però ci ho provato. Adesso ecco, sono rimaste delle cose burocratiche da sistemare. Comunque non è che vengo da una società normale, comunque stando da un gruppo sportivo di cui ne vado fiero e orgoglioso. Non è una cosa che basta, domani passo professionista, capito? Esatto, C'è tutta una ognuno fa parte le sue burocratica scelte. dietro che è sistemata. Comunque ci sono Certo, io anche penso di aver scelte fatto secondo. l'esperienza mia giusta. Dicevo, penso che ho fatto l'esperienza mia giusta, ho maturato comunque l'esperienza su ring, ho girato una bella fetta del mondo e ho fatto con tutti i pugili, comunque sono stati proposti, ho sempre accettato con tutti, ho fatto con tutti. E passo professionista, se passo non è che passo per fare il mercetto così che. Ovvio, non dico vado, faccio Wilder e vinco Wilder, se no sarei un folle, no? Però piano piano voglio dire, cresce, fa sempre un obiettivo di volta, come è un altro sport, un'altra situazione, altre distanze, tutto. Però sempre del pugilato si parla, quindi se Certo. c'ho 5 match di tante o ce n'hai 100 e passa, penso che sia diversa la cosa, capito? Però lo sapete una cosa, io che spesso su cui mi fermo a riflettere, che se poi uno deve pensare che passa professionista e lascia un posto fisso, lascia, che ne so, le forze dell'ordine dove tu hai già un contratto con Infatti, l'atleta, e dall'altra parte fa un salto nel buio dove non c'è una lira, ti devi cercare sponsor, ti devi fare quello, ti devi fare quell'altro, ti dico rimango dove sto, almeno quei 1200-1500 li ho sempre. guarda, fratello, correggimi se sbaglio. Io penso pure che questa è sempre stata una mia idea, che molti pugili professionisti, magari che non hanno fatto tantissimo il dilettante, si trovano molto meglio magari nel professionismo che nella, capito? Cioè nel senso, proprio lo stile di Sì, è un'altra combattimento a ottica. volte con cui uno nasce, a volte ti porta a fare meglio da dilettante o da professionista. Infatti ho sempre pensato io che se io avessi fatto troppo il dilettante, magari poi sarei rimasto molto dilettante pugilisticamente, capito? Questa cosa non la volevo. Invece molti, che magari come te hanno un sacco di esperienza comunque da dilettante con tantissimi tornei, magari passi professionista e ti trovi ancora meglio pure tu, capito quello che dico? Dipende molto Perché dal poi comunque pugile, dipende sempre capito? dipende dalla tipologia di pugilato che c'hai, Esatto, capito? dalla tecnica, la tattica, così, capito Certo, come? Quindi perché se sei uno molto attendista, è ovvio che se sei un se sei uno molto attendista e fai migliaia bravissimo, di sei incontri, attendista così. capito? Se sei picchiatore, secondo me, dopo un tot di match da dilettante, passi professionista, ti puoi trovare molto meglio. Se sei picchiatore vero, però, capito? Quello Certo, dico. però la cosa sai qual è, Simo, che comunque stai così in un gruppo sportivo, come diceva Certo. Alberto, non è che dicevo passi professionista, mi E lasci tutto. danno 20.000 euro a match, sti cavoli, faccio un sacrificio così. Comunque in Italia non c'è sta cosa, quindi Lo so per te, lo so devi passare per te. professionista al buio. Io ho mio fratello è professionista, no?
Cioè, se fa di merce, se parli da soli, ormai stanno dai sponsor, i biglietti e cose, hanno fatto di merce. Io, Lo come so. il 99% dei voci in Italia. Io, ecco, adesso mi è stata proposta, mi è stata fatta una proposta. Ho accettato, però non, grazie alle nuove regole, comunque, che è una cosa fresca, non è che Non devo lasci. lasciare le forze Esatto, dell'ordine. esatto. Faccio servizio in ufficio, quello che sia, e faccio il professionista, farei il professionista libero dal servizio, capito? Certo. Quindi comunque non fai un salto nel vuoto. Anche Sarchiotto, no? Non so se lui è ancora in nazionale, lui è passato Sì, come professionista. Giovanni. Giovanni è Sì, è anche passato bravo. professionista. Ragazzi, io devo continuare a Giovanni, ripetere, a ribadire, Giovanni è il più forte pugile che ci prospetta, che ci abbiamo in Italia. sì, è bravo. concordo con te. Però perché? Perché anche lui con 100 e passa mezzo di tante su tutti i ring del mondo si è sempre fatto rispetto con tutti Sì. e ha maturato un'esperienza valida e poi è un ragazzo giovane, pure lui ha E poi fa 26 male anni, cose del pure, genere, comunque quindi sia, cioè, fa ancora fa pure male come pugile, male, è quindi veloce, è comunque sia rapido, ci c'è trova cambio sempre. ritmo, è intelligentissimo su Certo, ring, cioè, a me piace da morire Giovanni. no, no, è Sì, bravo, sono poi d'accordo, io sono lo posso d'accordo. garantire, cioè, io ho condiviso distanze in giro vero del mondo, e a parte che è una comica, e poi su ring lui o c'è Canelo o c'è il gattino sotto casa, lui è così, cioè, non è che dici è poco forte, secondo me è uno dei più Bravo, completi che c'è. molto. Allora la domanda così la spieghiamo anche noi insieme, visto che sto con dei pugili. Qual è la differenza tra il dilettantismo e il professionismo, ci chiedono. I guanti. Perché No, riprese no. niente, un po' tutto. No, a parte gli scherzi, secondo me cambia un po' tutto, sia dal livello mentale, a livello di allenamento, a livello di intensità, a livello di un po' tutto, secondo me. Guarda, È te potrei fare tanti più esempi. completo. Guarda il calcetto e guarda il calcio a 11. Sempre Esatto. Solo che si col cambia pallone molto. se gioca, ma è diverso. Bravo. Allora, prendi, ecco, i 100 metri, i 400 metri a Maradona. Sempre corsa, però sono diverse, Bravo, devi gestire misure, diverso. tutto quanto, capito? Andando più nello specifico, nel breve, innanzitutto il numero delle riprese. Secondo voi il Esatto. tipo di guanto, il bendaggio del guanto, del guanto nel Schiamento. dilettantismo è una fasciatura, nel professionismo abbiamo il bendaggio più duro sotto al guanto che non è anti-shock. Quindi Esatto. nella OB c'è l'anti-shock, nel dilettantismo e nel professionismo c'è il guanto senza che è anti-shock. E poi Grazie. naturalmente il numero di riprese che cambia, si parte da 4 quando si fa gli esordi, i primi match, fino ad arrivare a 6-8. 12 per i titoli. Certo. Sì, bravissimo, 6-8. Ecco, diciamo in Piano sostanza piano, questo, esatto. sono due match, sono due sport completamente differenti a mio avviso. Anche secondo me. Certo. Non sprechi colpi, non Cambiano, sprechi ecco. colpi, non porti migliaia di colpi sui guanti che vengono contatti, un sacco di cose vengono viste E completamente poi diverse. un'altra Ma manca cosa il livello di perdonatemi, a livello di regolamento nella OB se prendi un punteggio non conta nulla. Nel professionismo perdi la ripresa di 2 punti. Penso di aver detto sì. tutto, raga. No, ma anche a livello di Esattamente. testa, nel dilettantismo, nel dilettante comunque parti, perdi la prima ripresa, non dico che hai perso il match già, ma se quello è la seconda ancora ce l'ha e perdi una sera è finita. Nel Minchia. professionista perdi la prima, prendi la seconda, perdi la terza, ne mancano altre 5 poi, capito come? E lì pure intelligenza e tattica. Ecco. Guarda Davidei contro Gamboso, per farti capire che è stato il Guarda, primo match. l'esempio più eclatante è Chavez Martinez. Non so se vi ricordate quel match. Ha preso 12 riprese, ha preso la lezione del pugilato e Porca all'ultimo c'è puttana. mancata tanto così, eh. Ha preso 12 riprese dei colpi quello. E poi all'ultimo secondo c'è mancato una bricioletta ma senza andare tanto lontano, anche della Rosa Moncelli pure, no? Ti ricordi il bel Porca zozza, mi ricordo quanto sì. c'è mancato, perché comunque c'è No, professionismo è anche perché diverso. nel professionismo ogni colpo può essere risolutivo, a differente del dilettantismo, quindi l'attenzione è sempre alta.
E poi è completamente differente l'impostazione del match. Sono tante le dinamiche, però diciamo che abbiamo riassunto le principali. Sì, Ecco, facciamo così. le più importanti. Se no, se vogliono ulteriori spiegazioni sul canale di Rookie, secondo me trovano tutte le informazioni. È vero. Sei un grande, Dani, sei un grande. Ragazzi, vi Concordo, saluto, me ne devo concordo. andare. Grande. Sì, tanto tra poco stacchiamo anche noi, anzi, stacchiamo, colgo l'occasione che hai accannato tu, così accanno pure io, perché sennò qui, come domani mattina tocca andare a lavorare. Allora, ragazzi, io invece, prima che ci salutiamo, vi voglio ringraziare perché siete stati spettacolari e ci avete tenuto compagnia. Mi avete tenuto compagnia e avete tenuto compagnia a tutti gli amanti del pugilato. Grazie Simo, grazie Dani e grazie mille. Grazie a voi ragazzi. Grazie Alla a te. prossima. Ciao a tutti. Un abbraccio, ciao Alla ragazzi, alla prossima. Un prossima. abbraccio a tutti. Un Ciao abbraccio ciao. ragazzi. Ciao.